vado, parto Lorenzo, piano piano quando c'è la musica mi alzo la bandiera, attento di musica, ok? Ragazzi, l'inno nazionale, perché lui è un colonnello pilota della Guardia Militare, il nostro Alessandro Antico, pilota di elicotteri, e adesso porto un volo con il MB-331. Con il numero 59 partecipa in gara sembra di qua. Balzano Robè, Dario e papà, Dario sono qua, il pilota, blu, e l'erba da papà e rossa, bianca, Francia, sei diritto a l'erba, ovvio, grazie. Guardate questo modello spinto da una turbina a colosseo come lei vedi. Giancarlo Saragosa, dov'è? Allora, giovane Dario, devo chiamare prima okay. Lo start e lo stop. Dario Balzano, loro sono del capo di Bari, sono due amici da tanti anni anche loro. Papà costruttore, Alfonso Balzano, che è colui che vedete davanti a lei, lo ha costruito tutto lui con le sue mani, tutto fatto in casa. E rappresenta un magnifico addestratore americano del 1918, quindi era un Curtis Jenny, un biplano addestratore. Fantastico, mi ha fatto i mini. Tutto costruito da Alfonso Balzano, maestro dell'aeroporto, della costruzione, e suo figlio Dario è il pilota. È bella l'accoppiata padre figlio in quest'oppi, veramente particolare, papà e figlio. C'è un leggero vento da sud dritto alla pista. Ok Dario, il campo è tuo. Qua.
degli albori, dei primi del Novecento, 1918. Non erano ovviamente aeroplani veloci, neanche acrobatici, ma stento si riusciva a stare in volo, fatti in legno e tela. Molto realistico anche la velocità. E comunque, anche se erano aerei rudimentali, erano molto affascinanti. No, guy. Sì, vieni. Che peccato. No. No, ma papà non mi rispondeva più. Stavo avvicinato. Un applauso. Settimane rivola di nuovo, anche meno, no, non sono solo quasi miracolato, quasi. Dai, fra due settimane l'hai creato, vediamo. Tu lo rifai di fra nuovo, lo rivediamo di nuovo. Che vuol dare questo? Ragazzi, gentilmente, lo dico gentilmente,
dobbiamo rimuovere tutti i modelli su questi tavoli, perché i tavoli ci servono per pranzare, ok? Quindi dobbiamo cominciare ad apparecchiare. Se volete mangiare, se no non vi faccio mangiare, non è un problema per me. Ah, ecco! Non so se è proprio la caduta, sì, sì. Anzi, magari le donne ci danno una mano ad apparecchiare, a mettere le tovaglie. D'accordo, grazie.